Sanremo Live, Sanremo Live, tutto sul Festival della Canzone Italiana, in diretta dalla Città dei Fiori, interviste, curiosità, news, pettegolezzi sul più grande evento musicale dell'anno, Sanremo Live. Perché Sanremo è Sanremo. Tante cose, un colpo di cannone, ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, sono tutte uguali, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no? All'improvviso viene voglia di cantare, insieme al mondo viene voglia di cantare, se viene voglia di cantare canteremo. E poi vedremo. Se viene voglia di cantare, canteremo. Come ti sei trovata sul palco dell'Ariston? Benissimo, bellissimo. Casa mia, casa tua. Sì. Com'è questa accoppiata Carlo Conti De Filippi? Fantastica. Fantastica. Tu sei stata a tuo agio, complimenti. Grazie. Ci vediamo prossimamente. Un saluto agli amici di Merito TV. Sì, ciao ragazzi, ciao a tutti. Grande ciao, artista Lu Colombo con noi, telespettatori di Merito TV. Buonasera, buonasera, buongiorno, buonasera, buonanotte, che ci diamo? È un orario ormai... Non si capisce, siamo a metà, fra buongiorno, anzi fra buonanotte e buongiorno, va bene così, facciamo buongiorno, tanto nessuno forse ci guarda a quest'ora, no? Ci troviamo qui a Sanremo, una domanda un po' sul festival, l'ha seguito la prima puntata? Ho seguito poco perché ero da Red Ronnie e dove abbiamo fatto un live per lui e quindi ho visto delle cose ma non ho sentito assolutamente le canzoni purtroppo e non so cosa dirvi. No, a noi interessa invece un'altra cosa del suo progetto, della musica e soprattutto del messaggio che vuole arrivare con l'ultimo disco proprio che riguarda le donne. Sì, allora l'ultimo disco tratta purtroppo il tema della violenza sulle donne che mi sembra molto attuale. E lo spunto viene da una canzone che ho scritto qualche anno fa quando è stata uccisa una ragazza dal padre ed è stata sepolta nel giardino di casa e lì mi è venuta questa prima canzone che è rimasta lì un po' di tempo. Poi continuando a vedere queste notizie in televisione mi è venuta veramente voglia di fare un progetto su questo tema. Ho parlato con un'autrice che mi ha mandato un bellissimo testo e poi ho fatto io una canzone su Irma, che è la nostra pugilessa italiana. Quindi c'è una donna che mena, mi piaceva l'idea, no? Cioè, mena però in modo sportivo, non cattivo. E dopodiché con il mio produttore abbiamo deciso di fare anche una cover, cioè prendere una canzone esistente, mi ha detto ma metti anche una cover in questa cosa. E allora ho tradotto I Will Survive, che comunque trattava già nel testo originale il problema della violenza sulle donne. E quindi è uscito questo progetto, concluso, perché si possono, insomma, il tema è chiuso in quattro canzoni. E ci sono due canzoni, secondo me, molto positive, anche proprio come messaggio nel titolo. Una è Ce la farò e l'altra è Basta, basta, basta. Quindi la mia idea e di aiutare chi sta subendo violenza a cominciare a dirsi basta e a cominciare a dirsi ce la farò, cioè riuscirò a uscire da questa cosa e spero che le canzoni aiutino perché a questo devono servire, no? E noi ti ringraziamo, un bellissimo messaggio per le donne e anche per gli uomini che devono di più rispettare quello sì. Che è il genere femminile, molto importante. Un abbraccio e un saluto agli amici di Merito TV. Grazie, un saluto grande a Merito, Merito TV. Ciao.
qui con quanto siamo alte? 2,02 metri. Insomma, la bambina è la principessa alta, altissima. Allora, come ti sei trovata sul palco dell'Ariston insieme a Carlo Conti e Maria De Filippi? Benissimo, soprattutto perché Sanremo è un'istituzione, quindi io insomma lo guardavo fin da quando ero piccola, ho sempre guardato e quindi ho sempre sperato e sognato di andarci. Finalmente ho coronato il mio sogno, quindi è un'emozione incredibile. E immagino che c'era l'emozione. Sei riuscita a sentire qualche canzone di quelle che delle 11 dei Big, e se c'è stata qualcuna che ti è piaciuta ce lo puoi dire? Allora, io ho sentito le canzoni finché ho fatto i preparativi e non mi esprimo perché nello sport è sempre bene non esprimersi finché non arriva il verdetto finale, quindi io non dico niente, mi astengo e faccio solo un in bocca al lupo a tutti. Perfetto, una domanda però da donna te la faccio, come riesci a gestire questi capelli meravigliosi? Intanto li tingo come più mi pare e in più faccio un sacco di impacchi perché sono delicatissimi i miei capelli. Ma sei bellissima. Noi di Melito TV ti ringraziamo, se ti va ci fai un saluto. Grazie, ciao a tutti Melito TV.